Essere o non essere, questo è il dilemma. Lo so, Ezio, sono un coglione. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Matt. Ragazzi, come potete vedere, la prima novità, tra virgolette si può dire, è il microfono con l'antipop. Pup o pap pip, come cazzo si dice. E io ringrazio Pier Marco, uno dei miei migliori amici, che mi ha aiutato a gestire le impostazioni dell'audio, eccetera. E adesso registrerò col microfono che avevo e che prima non potevo utilizzare. Quindi diciamo che la qualità dei video sarà migliore. Detto questo, passiamo a ciò che volevo mostrarvi, ovvero le mie action figure. Volevo farvi vedere un po' di statuette che magari nei video, se avete visto i miei video, o anche adesso, potete vedere delle action figure che ci sono in cima. Adesso ve le mostro meglio, giustamente. Iniziando da questa, ragazzi. Questa, dai, la sapete tutti qual è, vero? Questa si tratta di Connor. Bella, le ragnatele sono spettacolari. Mamma mia. È un casino che non le tiro giù. Madonna, ragazzi. Allora, oltre alle ragnatele, dai, più o meno sapete tutti qual è questa. È Connor di Assassin's Creed 3. Era solo in esclusiva questa statua sulla Collector Edition che è uscita tempo fa. E niente, questa è la prima. Ecco, questa è altra. Madonna, ragazzi, ma guardate quante ragnatele. Puttana leva. Hai combattuto con i ragni, Arno, eh? Questo, mamma mia. Vabbè. Questo è Arnaud della Collector Edition di Assassin's Creed Unity, con la sua spada mazzaragni. Ok, e questa è un'altra. Questo, ragazzi, è l'ultimo acquisto che ho fatto giusto 2 giorni fa. Volevo fare l'unboxing, però non ho resistito ad aprirla subito, sono un deficiente. Però ve la volevo far vedere perché, ragazzi, è stupenda. Cioè, è bellissima. E naturalmente, come avete ben capito anche dal vestito o dalla faccia, si tratta di Ezio Auditore da Firenze, Assassin's Creed 2. Tutte prese da GameStop, ovviamente. Poi, ragazzi, ho quella di Assassin's Creed 4, che però è in uno stato pietoso, e ve la faccio vedere solamente in questo modo. Ecco, non so se potete vederla, però c'è Edward che, diciamo, è malato. È un po' mal ridotto. Questo grazie a mio fratellino, che amo tanto, che me l'ha distrutta facendola cadere ben 3 volte. La prima volta non si è fatta niente, la seconda si è rotta la spada e la terza si è spaccata tutta praticamente. E vabbè. Poi, ragazzi, invece di un'altra action figure, ovvero la lama celata. Madonna, anche questo è pieno di ragnatele, cazzo. Ecco il ragno bastardo. Morto. No, raga, dai. Non mi fate le tane qua dentro, però. Già che mi fanno schifo i ragni, cazzo. Vabbè. Ad ogni modo, questa è la lama. Adesso non me la metto bene, che avevo il blocco. Eccola, la lama di Edward Kenway. L'ho voluta avere almeno una di lama, perché non ero riuscito a prendere tempo fa quella di Brotherhood, ovvero di Ezio, che mi piaceva un botto. E niente, e questa è un'altra cosa. E poi, ragazzi, volevo farvi vedere
un po' di collector che ci sono qui, non le sto a prendere tutte ovviamente, però sono queste qua: Assassin's Creed Revelation, qua c'è Skyrim, Bioshock, Alan Wake, Darksiders 1, Il Signore degli Anelli e Devil May Cry. Coglione, ti stai scordando la collector di Assassin's Creed 3 sulla sinistra? Gli altri l'hanno già visto? Eh? E poi quella di Unity? Perché non l'hai fatta vedere? Ah. Se l'ha preso mia sorella. Ah, ragazzi, cosa mi hanno regalato la GameStop quando ho preso la statuina di Ezio? Mi hanno regalato questo. Il diario dei videogames. Meno male che non vado più a scuola, perché non so se ci sarei andato con questo io. Però ragazzi, questo diario contiene un po' di sconti e un po' di immagini dei videogiochi, eccetera, eccetera. Non è fatto maluccio, eh. Non mi piace tanto, però dai, possono servire magari gli sconti. Ah, Super Mario Bros. E niente ragazzi, detto questo io vi saluto, però prima di salutarvi volevo dirvi che mi hanno accettato la partnership, ringrazio MS Channel che mi ha detto di farmi la partner poiché ormai la danno a chiunque, e questo è vero, e da un lato mi dispiace, da un lato sono contento. Mi dispiace perché la partner comunque ai tempi ce l'avevano coloro che erano veramente bravi, adesso che la danno a tutti, cioè sembra un modo per far soldi YouTube in questo modo, con le pubblicità eccetera. Io ragazzi non sono di questo parere, io i video li faccio perché amo fare i video, montarli, farvi ridere e soprattutto farmi degli amici, e già che ho 48 iscritti veramente sono contentissimo, e spero che questa mia passione possa prendervi tutti e 48 e anche altri, perché vorrei veramente condividere questa mia passione. Ragazzi, questo è stato un altro video breve, spero che non vi dispiacciano, breve per modo di dire perché per montarli ci metto sempre un'eternità e a volte mi tocca rifarli i video, le scene eccetera eccetera, quindi spero che vi piaccia. Ragazzi, fatemi sapere le vostre action figure, quali sono, se ne avete, quali sono le vostre preferite. Personalmente la mia preferita un po' dura a scegliere, però direi che è quella di Connor perché mi piace maggiormente, però anche quella di Ezio Auditore è fantastica, se no non l'avrei presa. Lasciate un like, anche la pagina di Facebook se volete, dove posto in anteprima magari le novità che possono andare sul canale, e anche per restare aggiornato su quello che faccio. La piccola news che ho postato ieri, che ho finito Mad Max, gioco spettacolare, e quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina e di iscrivervi al canale ovviamente se vi piace e se volete diventare miei amici. Dal pensiero del giovane Matt, partner ufficiale, è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao amici.